Siamo in compagnia del presidente del club di Rotary Corleone. Buonasera, presidente. Buonasera, buonasera. Buonasera. Allora, da cosa nasce questa giornata e che ruolo hanno i club Rotary in questa iniziativa, in questa riflessione sulla crisi? I Rotary di solito fanno un'attività di servizio nei riguardi della società. E questa volta si sono riuniti assieme ben 12 Rotary dell'area Panormus e hanno voluto istituire un convegno sulla crisi economica per dare anche dei crediti formativi ai giovani laureati in giurisprudenza, ai giovani laureati in economia e commercio. Questo servizio nasce appunto dall'esigenza di comprendere che cos'è la crisi e se all'interno della crisi ci sono le possibilità di rinascita. Ecco, questo è il punto. Soprattutto, ecco, per voi giovani, soprattutto, ecco, per dare un'indicazione a voi giovani. Bene. Qual è quindi il messaggio che voi rivolgete ai giovani? Quali sono le prospettive per il futuro e di un'eventuale ripresa e uscita dalla crisi? Il problema della crisi e i fattori della crisi sono notevoli. Da quello che vediamo dalle statistiche, verrà infatti il professore Tommaselli, il dottore Stagnaro da Genova, loro dicono che purtroppo l'Italia, purtroppo la Sicilia si trova agli ultimi posti nella produttività, mentre si trova ai primi posti nella corruzione. Ecco, questo è il punto. Dobbiamo invertire questi parametri di valutazione, dobbiamo invertire queste classifiche. Solo così possiamo dare possibilità ai giovani. Dobbiamo produrre di più, una produzione reale e dare molto rispetto per l'economia di impresa e soprattutto dobbiamo contare sui giovani aprendo loro le strade dell'economia futura. Questo è il futuro, la speranza. Bene, questa è la ricetta. Per la Sicilia in particolare come si complica il quadro? Perché si dice che la crisi è internazionale, quindi le responsabilità della classe dirigente politica in fondo sono limitate, ma la crisi si incontra con problemi anche strutturali, non contingenti. Quindi quanto è complicato il quadro della Sicilia rispetto al resto dell'Italia? Adesso vediamo cosa dicono i relatori del convegno, non voglio anticipare niente, dirò soltanto questo, che la Sicilia vive una crisi ancora portata all'ennesima potenza rispetto a quella dell'Italia e che tutti facciamo finta che non ce ne accorgiamo perché tutti siamo chiusi nel nostro particolare, nel nostro egoismo particolare, per cui, ma in effetti la crisi della Sicilia è notevole, la produttività è bassissima. Le imprese chiudono, so che sulla provincia di Palermo hanno chiuso più di 1.000 imprese, è una cosa incredibile, nessuno fa niente, dobbiamo rimboccarci le maniche, ecco questo è il punto essenziale, rimboccarci le maniche. 3 giorni fa, proprio in un convegno di Confcommercio, il presidente Elke ha dato dei dati molto allarmanti. Lei appunto condivide questo allarme? Quali pensa che possono essere le prospettive, le conseguenze, soprattutto per quanto riguarda le previsioni 2013 di 10% di famiglie palermitane in stato di miseria? Si parla di oltre 8.000 imprese a rischio chiusura e così via. Sì, senza dubbio noi condividiamo l'analisi fatta dal dottor Elge, ma diciamo anche di più. Noi abbiamo un problema che nel rapporto tra Stato e cittadino, il cittadino sta per essere sovrappressato da tutti i punti di vista, dal punto di vista fiscale, e così anche l'impresa, e così anche come libertà di impresa. È chiaro che questo rapporto tra Stato e cittadino deve essere ridimensionato, deve essere ritornato. Il cittadino deve continuare a diventare, deve ridiventare cittadino, evitando di fare il suddito. Tutto qua. Il rapporto tra Stato e cittadino innanzitutto si è esplicita sul territorio. Voi come Rotary come intervenite sul territorio in questo rapporto? Noi come Rotary, intanto il Rotary è fatto da persone, io dico, tra parentesi, persone per bene. Persone che vogliono, che desiderano condividere la ricchezza e il benessere assieme ad altri, agli altri, pensare agli altri. È chiaro che noi vogliamo bene agli altri, pensiamo agli altri, vogliamo una distribuzione vera della ricchezza, tanto soprattutto contando però sulla libera economia, cioè responsabilizzando il cittadino, la persona, e quindi valorizzando la dignità umana. Va bene, la ringraziamo per il tempo concesso.